The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto è dura questa sfida, fa attenzione anche tu che non mi... Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi, come promesso ieri, apriamo due box di Etco, Codice Eternità. Qui per voi, su YouTube. Come sapete, ogni giorno alle 11 vi teniamo compagnia con un video e oggi non saremo da meno, quindi ci apprestiamo ad aprire Codice Eternità, la nuova espansione regolare di Yugi che ha cambiato un po' le carte in tavola del gioco. Intanto, se non l'avete già fatto, mettete like al video, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non volete perdere nemmeno una novità di Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili. Ecco qui, abbiamo il blog, se vi può interessare, dove pubblichiamo notizie tutti i giorni su Yugi e gli altri giochi di carte. In più abbiamo l'e-commerce che stiamo per aprire, manca poco, mancano due approvazioni da PayPal che stiamo aspettando, speriamo si sbrighino, anche se con l'emergenza è più che consono che i tempi siano un po' più dilatati. E se vi servono bustine, box, carte singole e accessori legati alla nuova espansione o in generale tutti, siamo qui. Vorrei ricordarvi la promozione che è partita ieri, sperando che nel mentre che non registro non sia già finita. Acquistando due box di Codice Eternità avrete la carta speciale Malis, Signora del Lamento. Questa qui, fortissima, abbiamo già letto il suo effetto nel video precedente. E prendendone tre, scorte limitatissime, mi raccomando, avrete questo bellissimo playmat in versione mousepad, quindi da usare come mousepad. Eccoci qua, e adesso ci apriamo Codice Eternità. Andremo un po' più veloci oggi perché l'abbiamo già aperta ieri l'espansione, quindi alla ricerca della Starlight Rare. Speriamo. Diapason Cremisi. Tiaras, Drago Tiauti e Festa di Controllo Bottino. Ieri abbiamo notato come le carte foil, le super rare, escano abbastanza in modo abbastanza diviso. Non escono mai uguali, tante uguali nella stessa bustina. Contatto AI. Super. Le rare già ci mancano, qualcuno l'ha scritto nei commenti e avete proprio ragione, perché quando le cose si hanno non le si apprezzano. Quando poi cominciano a mancare si sente la mancanza, effettivamente. Nemesis Corridoio. Super rara. Vediamo un po'. Vediamo la Secret quando si farà capolino. Qui abbiamo Archetis Crocodrago Famelico. Penso che questa espansione a nomi le batta tutti. Allora, questo è un mostro livello 9 ed è un pesce acqua che si fa con un tuner più uno più mostri non tuner, attacco 1000, difesa 1000. Guadagna 500 attacco difesa per ogni carta nella tua mano. Puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti di Archetis, Crocodrago Famelico una sola volta per turno. Se questa carta viene sincro evocata, puoi pescare carte pari al numero di non tuner utilizzati per la sua sincro evocazione. Buona. Effetto rapido, puoi scartare due carte e puoi scegliere come bersaglio una carta sul terreno, distruggila. Questa non è male, ragazzi, eh. Ricordo sempre che i peschini bisogna tenerli d'occhio. Poi è un pesce piace molto, è un archetipo che piace molto, che non viene mai abbastanza sviluppato. E quindi la nostra prima secret e la nostra prima ultra è stata il pesciolino, non male. Regno Rosso, facciamoci largo perché qua la sbustata è ricca. Ieri poi abbiamo già aperto, se qualcuno vuole vedersi un po' di carte, Spasso Fiorente può vedere il video di ieri.
Pescata bruciante, questa la leggiamo perché mi sembra molto interessante. Questa carta viene sempre considerata come una carta salamagna, ottimo. Se il tuo avversario controlla più carte di te, scegli come bersaglio un mostro Link controllato dal tuo avversario. Pesca carte pari alla sua classificazione Link, punto. Puoi attivare solo una pescata bruciante per turno, non puoi evocare normalmente o specialmente mostri nel turno in cui attivi questa carta, eccetto mostri fuoco. Non male. E anche i salamagna hanno il loro peschino. Non che non ne avessero, non ce ne era molto bisogno, ma va bene così. Antichi guerrieri, Cao de l'ambizioso. De. È toscano il Cao. Ok, battuta pessima a parte, andiamo avanti. Rompi codice giorno 0. Principessa Basilla Lima. Rompi codice virus spadaccino. Squalo lanterna, scatto millimetrico, sentinella del male profondo e Gachiri at Ignister. Beh, anche in questa sbustata stiamo vedendo parecchie carte diverse dal solito. E quindi siamo contenti. Olè, Bitron corazzato, anche questa carta che non avevamo sbustato prima, molto bene. E anche qui i fan dell'archetipo Cyberso saranno molto contenti. Vediamo un po'. Qua c'è un'altra ultra. Arci Nemesis e Skatos. Ok, questo è un mostro di livello altissimo. 11, precisamente, livello 11. Attacco 3000, difesa 2005. Non è così facile leggere le carte così con la telecamera davanti. Non può essere evocato normalmente posizionato, deve essere prima evocato specialmente dalla tua mano bandendo tre mostri con tipi diversi dal tuo cimitero e o terreno scoperto. Non può essere distrutto dagli effetti delle carte. Puoi dichiarare un tipo di mostro sul terreno. Distruggi tutti i mostri sul terreno con quel tipo. Inoltre, fino alla fine del prossimo turno nessun giocatore può evocare specialmente mostri con quel tipo. Può utilizzare questo effetto di Arci Nemesis e Skatos una sola volta per turno. Anche questa a tenere d'occhio, eh? Molto interessante. Queste carte nuove sono, sembrano un po' così, in realtà possono creare delle condizioni abbastanza fastidiose. E qui c'è un Link, super rara, bellissima. Aerial, la magliatrice dell'acqua gentile. Carina. Questa carta è considerata come una carta posseduta del famiglio. Buona. Puoi scegliere come bersaglio un mostro acqua nel cimitero del tuo avversario. Evocalo specialmente in una tua zona puntata da questa carta. Se questa carta viene evocata a Link, viene distrutta in battaglia, viene distrutta all'effetto di una carta del tuo avversario mentre in una zona mostri del suo proprietario, puoi aggiungere un mostro acqua con difesa 1005 inferiore dal tuo deck alla tua mano. Puoi utilizzare ogni effetto una sola volta per turno. Ok. Not bad, e questa è la prima che ci esce in due box, quindi rivalutiamo anche le super rare. E qui abbiamo la passeggiata magidolce, anche questa per la prima sbustata magidolce, non male, è un archetipo che sta tornando davvero alla ribalta e ragazzi, andatevi a vedere un po' i prezzi delle carte magidolce, vi verrà male, secondo me. Ok, qui secondo me c'è qualcosa di bello. Vediamo un po'. C'è una trappola. Eccola qua. Buco trappola. Bellissimo, questa volevo trovarla. Buco trappola dello scavatombe, signori. Fortissima. Forse una delle più interessanti, secondo me, del set. Quando il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro nella sua mano cimitero o quando viene attivato l'effetto di un mostro bandito del tuo avversario, annulla il suo effetto e se lo fai infliggi 2000 danni al tuo avversario. Spettacolo, bellissima. Questa è una di quelle carte che meritano assolutamente. E signori, le entrap con questa vanno a casa, mi sa. A meno che non ci sia un altro turbine gemelli che l'attende prima della sua attivazione. Scripton, l'abbiamo trovato. Già trovato nella precedente sbustata.
Devo dire che le rare proprio mi mancano, ma va bene. Se può essere. Malice, il signore del lamento. L'abbiamo trovata in versione super. Fantastico. Come vedete, anche questa non esce tanto spesso, quindi va bene così. Qui c'è un ultra. Prima donna del mare profondo. Un'altra carta che ricorda la diva del mare profondo. Fantastico. Ovviamente è un livello 7 ed è un serpente marino sincro tuner effetto acqua serpente marino. Sì, serpente marino l'abbiamo già detto, 1500-2007. Un tuner più uno più mostri in un tunnel, il tuo avversario non può scegliere come bersaglio un mostro sincro che ha utilizzato questa carta come materiale con gli effetti dei mostri. Ah, però, puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti di prima donna del mare profondo una sola volta per turno. Puoi scegliere come bersaglio una delle carte bandite del tuo avversario, aggiungi alla tua mano o evoca specialmente un mostro acqua di livello 4 inferiore al tuo deck e se lo fai aggiungi quel bersaglio alla sua mano. Se questa carta viene mandata al terreno cimitero, viene mandata al cimitero, puoi scegliere come bersaglio una carta bandita, mischiala nel deck. Buona. Buona, buona, bisogna solo vedere se è facile evocarla, ma credo di sì. Vediamo se troviamo l'altra secret. Nemesis Ombrello. Mi sa che il buco trappola è bello sugoso, eh. Valoroso squalo lanciere. Andiamo avanti, perché sennò qua non finiamo più. E Wii Gisu, l'Orcusestra Mech Cavaliere, fantastico, anche questa è una delle più attese. Livello 4, oscurità, macchina 1800. Se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, puoi mandare un'altra carta, Orcusestra o Eredità del Mondo, dal tuo deck al cimitero. Poi, se ci sono due o più altre carte nella colonna di questa carta, considera questa carta come un tuner in questo turno. Se non controlli nessun mostro, puoi evocare specialmente un segno Eredità del Mondo, macchina oscurità, livello 1, attacco 0, difesa 0, sul terreno di entrambi i giocatori in posizione di difesa. Puoi utilizzare ogni effetto di Girsu, l'Orcusestra, Mech Cavaliere una sola volta per turno. Buona. Sta per combare, sicuramente fa il caso dell'Orcus Player. E Antichi guerrieri, Zhuge Kong l'ingegnoso. Va bene. Codice Eternità. Etcodes. Andiamo avanti perché qua ormai il sugo è già uscito. Presentazione strega artigiana. Le carte sono leggermente diverse al tatto, forse hanno una qualità un po' più alta. Meglio così, meglio per noi. E qui abbiamo emblema del controllo bottino, ultra rara. Magia equipaggiamento, equipaggia solo un mostro controllo bottino, esso guadagna 500 attacco. Inoltre, il tuo avversario non può scegliere come bersaglio con gli effetti delle carte. Puoi mandare questa carta equipaggiata al cimitero, evoca specialmente dal tuo extra deck un mostro controllo bottino con lo stesso attributo di un mostro sul terreno nel cimitero. Poi prendi il mostro che è stato equipaggiato con questa carta e equipaggialo a quel mostro. Evocato specialmente con una carta equipaggiamento con questo effetto. Il mostro equipaggiato guadagna 500 attacco. Può utilizzare questo effetto di emblema del controllo una sola volta per turno. Ok. Patrona strega artigiana. Bella la figura. Ma noi vogliamo trovare Festa del controllo bottino, vogliamo trovare la carta Prisma, o come si chiama, la nuova rarità, la carta Starlight Rare. Tanto mettiamo in cima il nostro buco trappola, a portare fortuna. Buco trappola che forte, ragazzi. Chi si lamenta dell'entrap con questa non può lamentarsi più. Secondo box. Visto che è andata bene con Sezzle, replichiamo anche con Ecco.
e vediamo se anche qui si parte bene. Contatto AI. E pescata bruciante, buona. Patrona strega artigiana, l'abbiamo trovata poco fa. Andò avanti per recuperare un po' di minuti. Non vorrei sforare i 30. Gacciri Ignister, at Ignister. Confermo, le carte sono più carine. Questa l'abbiamo già vista nel primo video. È l'Optr Ombra del Boss Generator. Ovvero è un congiungitore di mostri generator. Abbastanza forte. È un piccolo che chiama i grandi. Scripton, tutto scriptato. Ok. Altra bustina. Tic 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 tic. Pilota Unione, bello. Carino. Allora, mostro livello 5, luce. Attacco 2100, difesa 1000, macchina, unione effetto. Una volta per turno puoi scegliere quel bersaglio mostro scoperto che controlli. Equipaggio a questa carta quel bersaglio, oppure disequipaggio a questa carta per evocarla specialmente. Se il mostro equipaggiato sta per essere distrutto o dall'effetto di una carta, in battaglia l'effetto di una carta, distruggi invece questa carta. Mentre questa carta è equipaggiata a un mostro, puoi bandire questa carta equipaggiamento. Equipaggio un mostro unione appropriato di livello 4 inferiore al tuo deck al mostro a cui questa carta era equipaggiata. Puoi utilizzare un effetto di pilota unione una sola volta per turno. Vabbè, una sorta di cerchino per i mostri unione. In sostanza, in soldoni. Però noi vogliamo la prisma. Apocalisse del vuoto. Ah, questa farà contenti i nostri amanti del mazzo... del mazzo Infernoid. Buono. E Eria, l'abbiamo già vista prima. La montagna di buste qua sta creando problemi. Ok. Track, passeggiata magidolce. Ma non si può fare adesso, mi spiace. Tra un po' sì, dai. Dai che tra un po' è finita sta cosa e possiamo riaprire il negozio. Malis, signora del lamento. Non vediamo l'ora di rivedervi. Intanto ci rivediamo su YouTube tutti i giorni. Così non vi dimenticate che faccia abbiamo. E spedizione naviformi, controllo bottino. In due box, in tre box ne abbiamo trovato solo due, quindi le super potrebbero tornare ad avere un valore. E quindi le secret si stanno facendo attendere tutte nella seconda colonna, sempre che ce ne sia qualcuna. E sapete cosa succede quando generalmente non viene fuori la secret? Arr! Ok, dai che qui c'è una bella, qui secondo me c'è una secret, vediamo se ho ragione. Ed è una magia, sì, è secret. Aria del mare profondo, guarda che bella che è, secret. Bandisci un mostro acqua nel tuo cimitero, aggiungi un mostro serpente marino di livello 4 inferiore al tuo deck alla tua mano. E questa, signori, è un cerchino, tenetela d'occhio perché potrà diventare molto forte. Buona, buona. Ci piacciono i supporti generici fatti con testa. Chissà. Chissà, chissà, chissà. E Archetis, beh, ha chiamata da quella prima. Vediamo un po'. Beh, mi fa piacere che almeno abbiamo trovato tutte secret diverse. Regno Rosso. Ci sono volte che abbiamo aperto e abbiamo trovato solo secret uguali. Qui forse ho sbagliato, no.
Marinci pesa scogliera grande bolla. E anche qui tornano i Marinches. Molto bene. E un'altra secret, Titano Cidio. Questa l'abbiamo già trovata nel primo box. E non è male, vi dirò. Secondo me non è male. Beh, qui ormai secondo me è finita. Pescata bruciante, cioè ormai ci sono poche bustine. Le apriamo giusto per sport. Magari esce la prisma, dai. Andiamo bene. Rimanete sintonizzati. Ne esce una ogni 25 box. E dispiegamento fusione. Anche questa l'abbiamo già trovata e non è male. E qui mi sa che abbiamo finito con Arr Boss Generator delle Tempeste. Molto bene, questa espansione è super approvata. Ci sono 10 secret, quindi avete un bel po' di secret da provare a sbustare. Vi ricordo le promozioni: con 2 box avete la promo e con 3 box potete anche prenderne 3, prendete sia la promo che il mousepad. Avete il mousepad di Hetco. Codice Eternità, la nuova bustina disponibile da King of Games, con carte singole, bustine e box di espansione. Mi raccomando, mettete like al video, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se vi è piaciuto il video, e se ne volete altri, mi raccomando, supportateci. Abbiamo anche il PayPal Me a cui potete donare se vi fa piacere qualcosa, anche per aiutarci in questa situazione. Quindi noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.